Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi sarete già accorti, c'è stato un cambio di location. È stata, diciamo, una scelta obbligata perché con l'arrivo dell'autunno, dell'inverno e soprattutto con l'imminente arrivo dell'ora legale, non avrei più avuto luce naturale nella vecchia location, cioè in camera. Dove giravo i video prima, e quindi ho dovuto ritagliarmi questo altro angolino. Tra le altre cose, vi chiedo la cortesia di farmi sapere se si vede bene, se sentite troppo rimbombo, perché sto facendo questo video in una stanza abbastanza grande e abbastanza vuota, e nel momento in cui sto parlando io sento un po' di, diciamo, di rimbombo. Quindi fatemi sapere se magari si sente troppa eco e se questo può darvi fastidio, perché così cercherò, insomma, di sistemare le cose diversamente. Appunto, anche con le luci sto facendo varie prove, per cui fatemi sapere come si vede il video, e sarà anche mia cura, nel momento in cui editerò questo video, farvi sapere se comunque i colori risultano fedeli o meno una volta che che il video sarà passato al computer. Comunque, come avete visto dal titolo, oggi video haul e vi mostro che cosa ho preso dal sito di Maquillalia, o Maquillaia che dir si voglia. Io dirò Maquillalia perché non conosco lo spagnolo, quindi ok. E che ho fatto circa ormai una ventina di giorni fa, che ho ricevuto da una ventina di giorni. Quindi, e in occasione dell'ordine mi hanno mandato questa comodissima bustina che può essere utilizzata in vari svariati modi. E diciamo, era un po' di tempo che volevo fare quest'ordine sul sito perché stavo aspettando di comprare un prodotto, ma ovviamente aspettavo di poter aggiungere qualche altro articolo in modo da poter diciamo, fare un ordinino un po' più sostanzioso per risparmiare le spese di spedizione. L'occasione mi si è presentata quando con l'uscita delle Brow Divine di Nabla. Ok, ora mi direte: non ha molto senso acquistare un prodotto praticamente italiano in un sito spagnolo. È vero, avete ragione. Però io ho unito un po' le due cose, l'utile al dilettevole, come dire, e così sono riuscita, diciamo, a fare un ordinino un pochino più sostanzioso e a provare questo prodotto, che in realtà è veramente low cost. Quindi fare un ordine solo per questo articolo mi scocciava, ecco. Comunque, bando alle ciance e parto col farvi vedere che cosa ho preso. Allora, il prodotto di cui vi parlo, di cui è mezz'ora che vi parlo, è questo. Ero curiosissima di provare questo correttore, che è il correttore della L.I. Girl, il Pro Concealer. Ho sentito parlarne tantissimo qua su YouTube ed ero molto molto curiosa di provarlo, perché questo è un correttore veramente molto low cost. Tutta la marca L.I. Girl è veramente low cost, infatti l'ho pagato solo 5 euro e ne avevo sentito parlare bene come, diciamo, un correttore dalle alte, appunto, prestazioni. E vi devo dire che la sua fama non si è smentita. Come vi dicevo, ho ricevuto l'ordine ormai da una ventina di giorni, quindi sono 20 giorni che lo sto testando, che lo sto utilizzando praticamente quotidianamente, e mi piace davvero davvero tanto. Allora, come vedete, il prodotto è all'interno di questo tubetto. L'unica nota negativa, diciamo, del prodotto per quanto mi riguarda è l'applicatore, che come vedete è fatto a pennellino. Qui c'è il pennellino, e il problema è che, visto che il prodotto è abbastanza corposo, abbastanza denso, dovete premere, pigiare abbastanza per far uscire il prodotto, e poi alla fine succede che vi esce un bel blob di correttore, per cui rischiate di fare un po' il casino qua, di sporcare tutto quanto. Però vabbè, non si può pretendere tutto dalla vita, e il prodotto all'interno è veramente fantastico, e quindi il packaging ci piace, ce lo facciamo piacere. Allora, la colorazione che ho preso io è il Light Ivory, la 970. In realtà avrei voluto prendere la colorazione più chiara, solo che era sold out e ormai io mi ero decisa a voler fare questo acquisto, per cui mi sono accontentata di questa colorazione, che è così. Che va abbastanza bene, perché comunque è abbastanza chiara, ma ora non so se dal video renderà, poi vi farò appunto sapere. Ma ha un sottotono abbastanza, diciamo, salmone.
E voi mi direte, ma allora è giusto? No, perché nel mio caso, per il mio tipo di occhiaie e per il mio tipo di carnagione, vanno meglio quei correttori che hanno un sottotono, diciamo, più giallognolo, che tende più al giallo. Questo è un pochino troppo salmonato per i miei gusti, diciamo. Però riesce comunque a fare bene il suo dovere. Allora, come vi dicevo, la formula di questo prodotto, quindi proprio la consistenza, è abbastanza pastosa, ma non pastosa in senso negativo, è corposa, non pastosa, ecco. È un correttore piuttosto corposo, che copre davvero molto bene, ha una copertura che io definirei da media alta, poi tra le altre cose è stratificabile. Non va assolutamente nelle pieghette, questa è la cosa che mi ha davvero sorpreso di più. Voi lo mettete lì alla mattina, io ovviamente, come vi ho detto in un video precedente, fisso sempre tutto con una cipria, però voi lo mettete lì e la sera ve lo ritrovate dove lo avete messo. Non si sposta minimamente, non vi fa l'effetto bruttissimo, di pelle raggrinzita sotto gli occhi e quindi io veramente, se avete modo di fare un ordine e di provarlo, io ve lo straconsiglio perché è veramente veramente buono. Tra le altre cose, appunto, non secca, quindi il contorno occhi rimane disteso, ha un buon potere anche illuminante. Quindi direi che per i suoi 5 euro va benissimo. Ho intenzione di fare un prossimo ordine, magari quando ne avrò l'occasione, di prendere anche la colorazione più chiara, che sicuramente per l'inverno andrà meglio per me. Allora, appunto, vi dicevo, il secondo prodotto che vi mostro è appunto la Brow Divine, che è stato il secondo motivo per cui ho fatto questo ordine, che sono queste appunto matitine, adesso qua specchia tutto per cui non vi acceco, smetto di accecarvi, e sono appunto queste nuove matite di Nabla per le sopracciglia. Altro prodotto che mi è piaciuto davvero davvero tanto, ve lo dico già da subito. Allora, la particolarità di queste matite è sicuramente la mina. La mina, spero che riuscirà a metterla a fuoco la mia fantastica videocamera qua, che di solito mi fa gli scherzetti. È veramente veramente sottile, non so se si riesce a vedere, spero di sì. È veramente veramente sottile e permette di fare dei tratti davvero appunto precisi e davvero naturali, proprio ad effetto peletto. L'altra particolarità è il fatto che la mina è, diciamo, abbastanza dura. Ma e questa era una cosa che mi aveva spaventato all'inizio, perché la prima volta che l'ho swatchata sulla mano, dico, oddio, mamma mia, questa punta è veramente dura, mi sembrava quasi non scrivere. Invece la particolarità è che a contatto con la pelle, quindi quando ho iniziato ad utilizzarla, è come se si scaldasse, diciamo, e scrive perfettamente. Quindi anche questo è veramente un buonissimo prodotto. La colorazione che ho preso io è la più chiara, la Venus, che è questa qui. Allora, qui dall'anteprima la vedo leggermente più rossiccia di quello che è in realtà è un marrone, un bel marrone freddo, adattissimo alle bionde con sottotono freddo, quindi alle bionde cenere, diciamo. È una delle poche matite per bionde davvero chiara e davvero per bionde, perché di solito trovare una colorazione abbastanza chiara che però non sia né troppo grigia né troppo rossa è davvero molto molto difficile. Invece la colorazione è perfetta e dura tutto il giorno, si riesce ad ottenere un effetto preciso ma allo stesso tempo naturale e mi piace davvero davvero tanto. Nella parte posteriore abbiamo il pennellino, diciamo, da sfumatura. Una sfumatura, no, lo scovolino per, diciamo, pettinare e sfumare i tratti della matita, e mi piace davvero davvero tanto, appunto. Penso che sicuramente, se continua di questo passo, diventerà il mio prodotto sopracciglia, ve lo dico onestamente. Quindi anche questo è un prodotto che veramente vi consiglio. Poi, visto che c'ero e che, diciamo, avevo intenzione di acquistare anche questo prodottino già da un po', ce l'ho inserito dentro e vi parlo di questo pennello della Real Technique. Io ho molti pennelli della Real Technique, avevo comprato a suo tempo, quando uscirono, i due set, sia quello occhi che quello viso, e in più separatamente avevo preso il setting brush che utilizzo sempre per applicare la cipria sotto l'occhio,
tutti i pennelli mi piacciono tantissimo. Sono dei pennelli molto validi, vi danno un risultato professionale e il costo è tutto sommato comunque contenuto. Allora, il pennello che ho preso in questo caso e che mi mancava e che volevo provare per la stesura del correttore è lo Stippling Brush. Credo che non riuscirà a mettere a fuoco perché ho la luce di fronte, quindi non specchia un pochino la confezione, quindi non riuscirà a mettere a fuoco. Comunque è questo pennello appunto un duo fibre, adattissimo per l'applicazione del fondotinta. Ma che io ho intenzione di utilizzare anche per l'applicazione dei blush di Kiko, quelli della Rebel Romantic, diciamo con quella consistenza, diciamo, un po' strana. Ho visto e ho sentito di ragazze che si trovavano bene ad applicare quei correttori, sì, quei correttori, quei blush con questo tipo di pennello, e sono curiosa di provarlo e di vedere come è il risultato. Questo, diciamo, è l'unico prodotto, tra virgolette, che ancora non ho messo all'opera. Comunque vi farò sapere come mi ci trovo, ma per me i pennelli Real Techniques sono una garanzia, per cui non mi aspetto sorprese, diciamo, negative. Allora, appunto in occasione dell'ordine ho voluto aggiungere anche un po' di prodottini della Essence, che appunto io non reperisco molto facilmente nella mia zona perché credo come nella maggioranza degli stand d'Italia, anche da me gli stand sono sempre devastati, per cui non riesco mai a trovare nulla. E ho preso questo pennellino di Essence che loro chiamano concealer brush e lo voglio provare perché qui da me non l'avevo ancora trovato. Forse non lo utilizzerò per l'applicazione del correttore quanto più per l'applicazione degli ombretti. Voglio vedere come si comporta perché comunque è un pennello a lingua di gatto, diciamo, per cui credo che per l'applicazione sulla palpebra mobile possa essere efficiente. Vedremo, anche questo non l'ho ancora usato. Sempre di Essence, ho preso altri tre, anzi quattro prodottini, che sono questi. Allora, ho preso questi due lip balm colorati, che sono usciti sempre recentemente con gli ultimi prodotti, con le novità di questo autunno 2015. Allora, ho preso la colorazione, se la trovo, numero 02 Little Miss Rosy, che è questa qua. Aspettate, adesso swatcho anche l'altro, poi ve li mostro sulla mano. E ho preso la colorazione, 03 Chubby Berry. Allora, sulla mano sono così. Questo è lo 02, questo è lo 03. Ovviamente nessuna pretesa da questo tipo di prodotto, è un prodotto molto sheer, molto poco coprente, anche se adesso qui sulla mano li vedete abbastanza colorati, ma sulle labbra, poi soprattutto sulle mie labbra che sono già abbastanza pigmentate, di natura, non fanno questo effetto così pieno, rimangono, diciamo, danno un velo di colore. Sono sostanzialmente dei balsami labbra colorati che a me piace tenere in borsetta in questo periodo, soprattutto invernale, perché avendo le labbra secche, mi capita spesso che soprattutto appunto d'inverno mi si secchino, mi si screpolino e quindi anche quando sono in giro mi piace tenere in borsa questo tipo di prodotto per poterlo applicare così con facilità, per avere diciamo un po' di comfort, sulle labbra. Sempre di Essence, dei nuovi prodotti usciti, in questo autunno, ho voluto provare, questo rossettino liquido, che ho già utilizzato e che in prima battuta così non mi è piaciuto. La colorazione è la 02 Beauty Secret. Il pennellino, vabbè, è fatto così a classico a gloss, diciamo a pennellino classico dei gloss, un pochino, non so se riuscite a vederlo, ma un pochino schiacciato, diciamo. La colorazione è questa. Eccola qua, un colore diciamo nude rosato abbastanza bello, la colorazione è bella. Ciò che non mi piace è la consistenza del prodotto perché è vero che è abbastanza coprente, ma è anche abbastanza appiccicoso e non mi piace molto. Pensavo fossero più simili a dei rossetti, dei veri e propri rossetti liquidi, e invece la formula è molto più simile a quella di un gloss coprente, ma dove la coprenza è data dal fatto che comunque il prodotto è abbastanza pastoso, per cui risulta anche abbastanza
appiccicosetto, la presenza, diciamo, sulle labbra si sente parecchio e non amo molto questo tipo di sensazione sulle labbra, mi dà un po' fastidio, quindi insomma, tornassi indietro non lo prenderei. E poi, sempre per la mia ossessione per i correttori, ho preso questo correttore della nuova linea Pure Nude, sempre di Essence. L'ho preso nella colorazione 20 Pure Sand, che vi mostro. Allora, anche questo l'ho provato, la colorazione è questa, diciamo un beige leggermente rosato. Non mi aspettavo chissà che, ecco, insomma, l'ho preso più che altro per correggere magari alcune discromie che ho sul viso, soprattutto qui ai lati del naso, ma diciamo che il prodotto non vale molto, è poco coprente, tende a sciogliersi e a svanire con molta facilità. Se non lo fissate, va un po' in giro dove gli pare, quindi insomma, non è stato un grande acquisto. Sempre continuando sulla scia della mia fissazione per i correttori, non so se si è capito, ho voluto provare anche questo correttore liquido di Catrice. Che si chiama Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer, waterproof, tra l'altro, dice qua sul tappino. E appunto perché io sono all'eterna ricerca del prodotto perfetto, e anche se, come avete sentito, insomma, dagli ultimi video, ultimamente sono riuscita a trovare dei prodotti che mi soddisfano, però ho sempre l'ossessione di trovare qualcosa di nuovo e di provare qualcosa di nuovo, per cui ho voluto prendere anche questo. La colorazione che ho preso io è la 010 Porcelain. Io voglio provare a vedere se riesce a mettere a fuoco, ma forse sì. Ok. E non ve lo apro questo perché appunto ne ho già parecchi aperti e vorrei smaltire prima gli altri, tanto mi aspetto che l'applicatore sia comunque classico a spugnetta, appunto come quello dei gloss, e vedremo insomma come mi troverò anche con questo prodotto. E ultimi due prodottini che anche questo ero curiosa di provare, e che ho messo appunto nell'ordine, aspettavo di riuscire ad ordinare sul sito di Machillalia, sono questi due rossettini di Giordana, anche della linea matte. Anche di questi ho sentito parlare tantissimo e ero curiosa appunto di provarli, e appunto per provare ho preso due colorazioni. La prima è questa qua, che è il 28 Natural, che è questo nude, diciamo, dal sottotono pescato, sì, direi decisamente pescato. Eccolo qua. Questi li ho provati, devo dire che mi piacciono, anche se la stesura non risulta proprio facilissima, perché la texture è abbastanza secchina e quindi si fa un po' fatica a stenderli, almeno nel mio caso e sulle mie labbra comunque. Tenete conto che sono sempre tendenzialmente secche, per quanto io le curi, loro rimangono sempre tendenzialmente secche. E quindi ecco, la stesura non risulta proprio facilissima, però la durata è buona. Mi aspettavo una durata maggiore. Devo essere onesta, ho provato solo questa colorazione ancora, quindi essendo una colorazione chiara, magari comunque è penalizzata nella durata. Comunque tutto sommato mi piace. Il secondo colore che ho voluto provare è il numero 59, Rose Lust, che è questo colore qua. Diciamo è un rosa Barbie, ma non troppo sparafrusciante. Diciamo è un rosa Barbie, ma abbastanza spento. Quindi che potrebbe essere adatto anche questa stagione, anche se lo vedo più un colore primaverile. Infatti non l'ho ancora utilizzato, lo utilizzerò probabilmente più avanti, con appunto il ritorno della bella stagione. E questo rispetto all'altro, almeno swatchato sulla mano, sembra un pochino meno secco, quindi sembra che sia più scorrevole, e quindi penso che anche la resa sulle labbra sarà diversa e quindi migliore, credo. Tutto sommato, ripeto, questo mi piace. Se volete provarli, costano pochissimo. L'effetto è assolutamente matte e costano 1,99 euro, credo, se non sbaglio. E quindi, diciamo che per il prezzo che hanno, sicuramente valgono.
e mi sono piaciuti. L'ultimo prodotto che vi mostro e che non ho ordinato ma che mi hanno mandato in omaggio è questo matitone ombretto della MUA, si chiama Color Blast e Shadow Tint. E me l'hanno mandato in questa colorazione grigio, diciamo antracite. Aspettate che guardo se c'è un nome. Sì, si chiama Unfaithful e la colorazione è questa qua. Come vedete è un grigio antracite, non l'ho ancora utilizzato, ma swatchandolo non è proprio molto molto omogeneo, è abbastanza cremosino e se ci passate sopra più volte tende, diciamo, a portarsi via il colore che c'è sopra, cioè il colore che c'è sopra si porta via quello che c'è sotto, quindi la stesura non è molto molto omogenea. Comunque vabbè, è un prodottino che mi hanno mandato appunto in omaggio, quindi lo proviamo e vedremo. Ok, con questo vi ho mostrato tutto, fatemi sapere appunto come risulta questa nuova location, se luci e appunto audio, diciamo così, sono accettabili. Io vi ringrazio sempre tutti per l'affetto e per il fatto che mi seguite, vi mando un grande bacio, se vi va iscrivetevi al canale e ci vediamo presto al prossimo video, ciao!